puoi parlare della tua creatura, altri non ne possono parlare, o no? E poi quando so, parli con questa passione, ma che c'è? Lo so, però sì, e calma fa. Ma poi la metto la didascalia. Rosa oggi ha 38 di febbre, è voluto. Allora, parliamo nello specifico. Noi abbiamo tre linee. Una linea di semolatura, che è questa. Guardiamo il pacchero. Il nostro packaging è stato scelto completamente trasparente. Io pensavo, dico, in effetti è quello che costa di meno, è vero, per non aumentare, diciamo, il prezzo. Ma è anche valido il fatto di poter vedere che non ci sta una situazione in cui praticamente viene occultato la linea, non ci stanno pezzi spaccati, non ci sono imperfezioni di nessun tipo. Anche nelle paste quelle più quotate, cose sono sempre quelle. Allora, paccheri, mezzi paccheri, sciallettini. Questa è un'altra produzione di eccellenza, perché nessuno lo fa lo sciallatello, è difficilissimo. Queste sono quelle paste manuali difficili da fare, anche da imbustare, veramente, perché non le devi mettere poco alla volta, si rompono le buste. Poi abbiamo questo fillone. Questo pure è bello, questo qua non è il solito conchiglione grande per imbottire. L'altro giorno, la domenica scorsa, abbiamo mangiato con i piselli. È la fine del mondo, è meraviglia. Ma oggi ti faccio consolare, Ma noi i broccoletti però. E poi abbiamo le paste cosiddette normali, abbiamo anche una bella calamarata. Serviamo moltissime ristorazioni eccellenti, tra cui il Cuisisana di Capri, e quindi abbiamo necessità di fare paste particolari. Il Bauro è l'unico ristorante della provincia di Caserta che guida Michelin. E il Bauro ci ha scelto. Il Vairo ci ha scelto e continua. Sì. Ma pure Scarpetta si rifornisce qua. Sì, è cretino però. Allora, questo qua è il fusillo al ferretto che noi facciamo con questa trafila, lo tagliamo a mano, questo fa parte dei formati manuali. La linguina. La curva è perché ovviamente li stendiamo su uno stendipanni. Abbiamo poi gli spaghettoni napoletani. Che spero che prima o poi li possa chiamare Ferdinando IV. Ma poi io mi sono andata a vedere, non è Ferdinando IV, è Ferdinando I. Sì, no, aspetta. C'è un motivo. No, aspetta. Aspetta. L'ho capito. Quello che dice. Quello che dice Ro. Il re di Napoli era Ferdinando I. No. Allora, forse c'è una disinformazione. Quando è diventato re di Napoli era Ferdinando IV, quindi parliamo del 700. Sì. Poi, quando dopo le guerre napoleoniche e tutte le tempeste che ci sono state in Europa, praticamente si trasformò il regno di Napoli, il regno di Sicilia, diventò il regno delle due Sicilie. E quindi l'impero. Lì è diventato Ferdinando I. Però quando lui capì che attraverso questa lavorazione della pasta, a quei tempi semi-industriali, in quel modo si poteva sfamare la popolazione, perché sai che è sempre stata la piaga grossa, bastava un anno di carestia per avere la fame in tutto il territorio. Lui capì, la pasta secca poteva essere lui capì attraverso... Sì, sentiti la storia. Aspetta, un secondo. Capì questo, era Ferdinando IV. Quindi se vogliamo fare le cose, la pasta è Ferdinando IV. Poi diventa Ferdinando I. Ma perché spaghettoni napoletani, sempre Ferdinando IV. Allora puoi mettere Ferdinandè. Questa è la mia... Oppure Ferdinandei, spaghettoni napoletani, Ferdinandei. Come sta anche altri col vino Ferdinandei o pasta Ferdinandei. Perché voglio chiudere con un altro problema. Il Ferdinando IV di Borbone è famosissimo anche per un altro motivo. Perché ha inventato la forchetta a quattro punte. Perché prima per gli spaghetti. Quindi che cosa succede? Oggi il mondo si ciba con i bastoncini cinesi e con la forchetta a quattro, che sono un'intuizione di Ferdinando IV di Borbone. Quindi puoi mettere spaghettoni napoletani Ferdinandei e gli dai l'etichetta giusta.
anche perché c'è da dire che grazie anche a Ferdinando II c'è stato il più grande, lì c'è stato proprio il decollo totale, certo, della quando arrivò posta. Poi Ferdinando II nacque un Gigna, cioè quella macchina che corrisponde alla nostra pressa. Mo lo dici. Allora, dici, spiega gli spaghetti questo. Normali, ecco, no, abbiamo gli spaghetti normali. No, questi sono gli spaghetti integrali, una news. Che abbiamo assaggiato quella sera al ristorante. Erano i spaghettoni napoletani, però in fase ancora di costituzione, oggi ancora di più, perché praticamente ancora non... Effettivamente, vi spiega i fatti Ferdinando II. Queste sono le sfoglie a tutti gli usi. Praticamente noi le abbiamo composte solo integrali e ovviamente sono sfoglie tagliate a mano e servono per lasagna, cannelloni. Siccome la pasta nasce qui, sì, la lasagna che i bolognesi pensano che sia nasce no, da noi. No. La lasagna? La lasagna è una pasta al forno che veniva fatta proprio la pasta, sfoglie qualunque messe. Quindi anche questa è napoletana. Anche questa è napoletana, non c'entra proprio la bolognese. La bolognese è il sugo magari con cui oggi viene condita, ma... La lasagna che però noi nostra. Sappiamo fare bene perché lo facciamo, ma noi la facevamo, noi la facevamo diversa, noi non la facevamo con la carne così, la facevamo con le polpettine, non so se vi ricordate, con la ricotta e non quindi la lasagna è anche questo un piatto tipicamente napoletano. Sì. Spiega un po' la questione di quelle presse. Ora la pressa che noi abbiamo qui piccola, ma una Ferrari, la pressa è come la macchina, il motore è la possibilità di schiacciarla al massimo. Più la pasta viene schiacciata, più si compatta e più risulta fina. Come potremmo mai fare a fare una sfoglia così? Questa qui non è che cresce, questa resta proprio finissima. Quindi una lasagna impercettibile quasi, si può dire, poi addirittura integrale. Ecco che con questa pasta ci possiamo veramente... consolare, perché ne possiamo mangiare di più, non dobbiamo mangiare 30 grammi di questa pasta qua. Ed è un integratore naturale. Questa ora è tutta la parte invece integrale. Abbiamo le stesse tre file che vengono lavorate con la semola integrale, tranne questa che viene fatta solo integrale. Raccontaci la storia di come scoprì, come inventò le presse Ferdinando II. Non lo so. Ah, non lo sai. Vabbè, comunque, ci informeremo. Io so che a un certo punto si misero e mastriarono, fino a che riuscirono a fare un qualcosa che li schiacciava. Quindi possiamo dire che comunque appartiene... Possiamo dire che comunque appartiene nell'era di Ferdinando II. Sì, quindi possiamo chiamare spaghettone napoletano e Ferdinandei. Sì, spaghettoni napoletani nacquero già allora, però, perché lo spaghetto... Sì. Allora, lo spaghetto non è proprio nostro. Lo spaghetto nasce in Oriente e si chiamavano i noodle. Ora loro hanno la capacità a mano di fare uscire la matassa, sbatterla, farla girare. No, anche con il grano, però grano tenero, per cui praticamente è una pappa. Vabbè, chiaro, un altro uso, per carità. Io sto dicendo come nasce. Con grano duro nasce. Il grano duro l'abbiamo utilizzato noi per fare gli spaghetti. Fu Ferdinando IV. Ma il primo ingegno nacque là, perché gli spaghetti a mano non si potevano fare. Quindi comunque era una trafila bucata dove veniva pressata la pasta. Certo non avevano la precisione di quelli di oggi, è normale. Però è così andata. Allora, vi stavo dicendo di questo. E abbiamo tutta la linea a farro. Perché il farro? Il farro è il grano più antico. È questo. Questo è il farro. È il grano coltivato dai romani. Il grano, il farro, esiste anche di due tipologie, duro e tenero. Il grano duro, il farro duro si chiama dicocum. Il farro tenero si chiama spelta. Questo noi ovviamente abbiamo delle coltivazioni di farro di coccum con cui facciamo la pasta. Il farro è ancora più a basso contenuto di glutine. Il nostro Cappelli è stato scelto da noi perché è a basso contenuto di glutine, ma il farro ancora di più. Quindi per le persone intolleranti ritornare ad una dieta diciamo che comprende la pasta e non quelle schifezze di mais, ecco, significa passare per il farro, quindi, e poi ritornare. Quindi alimentazione nella tradizione e nell'identità. Sì,
questa è la dieta mediterranea. Quando le persone si riempiono la bocca della dieta mediterranea, non sanno di che cosa parlano. Quella è la verità. E parliamo delle farine. Peppi, me le metti tutte quante qua su. Allora, questa qui è la semola di grano duro, cappelli con cui noi facciamo la pasta. Questa qui è la farina di grano tenero. No, lei va a prendere di là, aspetta un attimo, le va a prendere di là. Sì, sì, ci ho fatto quella crosta gnocca. Buonissimo. Ora dopo ce ne andiamo a vedere i campi. Però a questo punto... Poi dobbiamo prendere la pasta. No, la mettete già in macchina. Sì, però...